Opposizione delle forze ostili. Le forze ostili hanno una certa funzione che si sono scelta, che è quella di verificare la condizione dell'individuo, del lavoro e della terra stessa, e il loro grado di preparazione alla discesa e alla realizzazione spirituali. A ogni passo del viaggio, eccole che attaccano furiosamente, criticano, suggestionano, impongono lo scoraggiamento o incitano alla ribellione, suscitano lo scetticismo, accumulano le difficoltà. Indubbiamente interpretano con molta esagerazione i diritti conferitigli dalla loro funzione, facendo una montagna di quanto persino a noi sembra un granello di sabbia. Un piccolo passo falso o un errore insignificante ed esse appaiono sulla strada ostruendola con un intero Himalaya. Ma questa loro opposizione è stata permessa sin dall'antichità, non solo come una verifica o una prova, ma per costringerci a cercare una forza più grande, una conoscenza di sé più perfetta, una purezza e una forza di aspirazione più intense, una fede che niente può schiacciare, una discesa della grazia divina ancora più potente. È un fatto da sempre noto a tutti gli yoghi e occultisti, in Europa e in Africa come in India, che dovunque si pratichi lo yoga, le forze ostili vi si radunano per interromperlo con ogni mezzo. È noto che esistono una natura inferiore e una natura spirituale superiore. È noto che esse premono in direzioni diverse e che quella inferiore è più forte all'inizio e quella superiore in seguito. È noto che le forze ostili approfittano dei movimenti della natura inferiore e attraverso di essi cercano di rovinare, distruggere o ritardare la Siddhi. Ciò è stato detto sin dai tempi delle Upanishad. Difficile è il sentiero da percorrere, affilato come la lama d'un rasoio. È stato detto più tardi da Cristo, dura è la strada e stretta la porta per cui si entra nel regno dei cieli. E anche molti sono i chiamati, pochi gli eletti, proprio a causa di queste difficoltà. Ma è anche da sempre noto che gli uomini sinceri, che rimangono fedeli nel loro cuore, e quelli che si affidano al divino, arriveranno, nonostante tutte le difficoltà, gli inciampi e le cadute. C'è sempre una pressione sulle forze della natura inferiore perché si trasformino, e questa pressione viene sentita dagli esseri ostili. Ma quanto al trasformarsi o all'essere distrutti, sembra che la scelta sia lasciata interamente a loro. Qualunque punto le forze avverse scelgano per l'attacco, per quanto piccolo possa sembrare alla mente umana esteriore, diventa un punto critico, e cedere su quello può significare cedere ad esse una delle chiavi della fortezza. Anche se è soltanto una piccola porta di servizio, ad esse basta per entrare. Niente in realtà è piccolo e senza importanza
sul grande sentiero. In particolare, quando la lotta discende a livello fisico, queste distinzioni non hanno più valore. Lì, infatti, le cose insignificanti hanno un valore non facilmente calcolabile e sono di grande importanza. A quel livello, perdere la più piccola posizione può significare perdere sicuramente la battaglia decisiva. Tutti hanno dovuto attraversare la prova e l'esame che state attraversando. Vi avremmo evitato tali difficoltà se fosse stato possibile, ma poiché è avvenuta, faremo in modo che possiate perseverare e vincere. La pazienza, una calma sopportazione, una calma determinazione di arrivare fino in fondo e trionfare, queste sono le qualità che ora esigiamo da voi, ossia quelle virtù meno spettacolari ma più solide del guerriero, e ancora perspicacia e vigilanza. Non chiudete gli occhi di fronte alla difficoltà in voi, né distoglietevi da essa, ma nemmeno lasciatevene scoraggiare. La vittoria è sicura se perseverate, e quale difficoltà e quale sforzo sono un prezzo troppo grande per tale conquista. Sì, certo, gli uomini sono costantemente invasi dagli esseri ostili, e c'è un gran numero di essi che è in parte o interamente sotto la loro influenza. Alcuni ne sono posseduti, altri, una minoranza, sono incarnazioni di tali esseri. Al momento attuale sono attivissimi su tutta la Terra. Naturalmente nel mondo esteriore non c'è una coscienza come quella che viene sviluppata nello yoga, per cui gli uomini possano o divenire consapevoli degli attacchi o respingerli coscientemente. La lotta in loro fra lo psichico e la forza ostile si svolge soprattutto dietro il velo, o, nella misura in cui avviene in superficie, non è compresa dalla mente. Il primo tentativo dell'entità che vuole possedere un uomo è di fare in modo che egli si separi dal proprio psichico, ed è questo a creare il conflitto. Tutto dipende dall'estensione e dalla persistenza della possessione, ossia da quanto dell'essere essa occupi e se è costante o no. Le forze ostili attaccano ogni sadaka. Alcuni ne sono coscienti, altri no. Il loro obiettivo è o di influenzare il sadaka, o di servirsene, o di rovinarne la sadhana o il lavoro, o qualunque altro motivo del genere. Il loro scopo non è di mettere alla prova, ma il loro attacco può essere usato come una prova dal potere che guida. Non esistono sadaka che non siano mai stati attaccati da forze cattive. Se però si ha una fede e una consacrazione di sé complete, ci si può liberare dell'attacco senza troppa difficoltà. Riguardo agli attacchi e all'azione delle forze cosmiche, questi attacchi molto comunemente si fanno violenti quando il progresso sta diventando rapido e si avvia al compimento. Specialmente se scoprono di non poter aggredire l'essere interiore
in modo efficace, cercano di indebolirlo con assalti esteriori. Bisogna considerare tali attacchi una prova di resistenza, un'occasione per raccogliere tutte le proprie capacità di calma e di apertura alla luce e al potere, così da farsi strumenti per la vittoria del divino sul non divino, della luce sulle tenebre, nel groviglio di questo mondo. È in questo spirito che dovete far fronte a queste difficoltà, finché in voi le cose superiori non saranno così salde da far sì che queste forze non potranno più attaccare. Egli ha perfettamente ragione nell'affermare che la violenza di questi attacchi era dovuta al fatto che avevate intrapreso sul serio la sadhana e vi stavate avvicinando, si potrebbe dire, alle porte del regno della luce. Ciò rende sempre furiose queste forze, che allora fanno di tutto, con le loro suggestioni, i loro violenti influssi, e sfruttando gli incidenti di ogni tipo che sempre di più accadono quando prevalgono queste condizioni, per usare o creare la minima occasione che faccia tornare indietro il sadaka o, se possibile, lo faccia uscire del tutto dal sentiero, in modo che non possa raggiungere quelle porte. Vi ho scritto più di una volta alludendo a queste forze, ma non ho insistito sull'argomento perché mi ero accorto che, come la maggior parte delle persone la cui mente è stata razionalizzata dall'educazione moderna europea, non eravate incline a credere a questa conoscenza, o perlomeno a darle qualche importanza. Oggi gli uomini cercano la spiegazione di tutto nella propria ragione ignorante, nella propria esperienza di superficie e negli avvenimenti esteriori. Non vedono le forze nascoste e le cause interiori che sono ben note e individuate nella conoscenza indiana e yogica tradizionale. Naturalmente, queste forze trovano il loro punto d'appoggio nel sadaka stesso, nelle parti ignoranti della sua coscienza e nel suo assenso alle loro suggestioni e influenze. Altrimenti non potrebbero agire, o perlomeno non potrebbero farlo con successo. Non è la pressione dall'alto a creare le difficoltà. C'è una forte resistenza a cambiare nei piani inferiori, e certe forze ne approfittano per gettare quanta più gente possibile in vortici di confusione e cercare di sconvolgerla. L'unica azione della pressione dall'alto su queste forze è di respingerle dall'atmosfera della persona colpita o dall'atmosfera in generale. Dopo un certo tempo vengono respinte dall'atmosfera della persona e non possono più agire su di essa, se non a distanza e con effetto molto debole. Quando questo si potrà fare in maniera generale, così da respingerle lontano dall'atmosfera dell'ashram, allora finirà tutto questo disordine. C'è sempre una lotta in atto tra le forze della luce e le forze avverse. Quando c'è un vero movimento e un vero progresso, queste ultime cercano di far insorgere un movimento sbagliato per arrestare o ritardare il progresso. A volte lo fanno sollevando in voi vecchi movimenti che hanno ancora
il potere di ritornare. A volte si servono di movimenti o di pensieri che sono nell'atmosfera, cose dette da altri per disturbare la coscienza. Quando si riesce a stabilire nel fisico una salda pace e azione del potere e il dono di sé dell'essere, allora si stabilisce anche una base sicura e non ci sono più fluttuazioni di questo genere, anche se in superficie possono continuare a esserci difficoltà. Spesso accade così. Quando è stato fatto un progresso, qui si tratta dell'apertura della visione interiore, gli esseri ostili attaccano infuriati. Dovete stare soprattutto in guardia mentre fate un progresso, in modo da fermare l'attacco prima che possa arrivare. È molto spesso dopo una buona esperienza o un progresso decisivo che gli esseri del mondo vitale cercano di attaccare e minacciare. Sperano sempre di far tornare indietro il sadaka dal sentiero con attacchi e minacce. Gli esseri ostili, quando non riescono a rovinare lo yoga con mezzi concreti, con tentazioni o rivolte vitali, sono prontissimi a farlo in maniera negativa, prima con la depressione, poi con il rifiuto sia della vita ordinaria, sia della sadhana. Attacchi ci sono sempre, ed è questo un periodo in cui si abbattono su molti. Ma con una forte fede fondata nella madre e un'aspirazione sincera, nessun attacco può avere un effetto durevole. L'unica cosa sbagliata sarebbe lasciarsi sopraffare dalle forze avverse. Se rimanete saldo in voi stesso, potete respingere l'attacco oppure esso si esaurirà e passerà. In simili circostanze dovete essere come uno scoglio battuto da un mare in tempesta, ma mai sommerso da esso. Quando c'è un attacco o un'ostruzione, invocare la madre o pensare a lei può non avere subito effetto. Anche la volontà di liberarsi dell'attacco o dell'ostruzione può non avere subito effetto. Ma si deve perseverare finché venga il risultato. E se si persevera, il risultato non può non venire. Durante gli attacchi si vede solo il lato negativo, perché la prima cosa che l'attacco o l'ostruzione fa è cercare di offuscare l'intelligenza della mente. Se non ci riesce, è difficile che prevalga completamente. Se la mente infatti resta allerta e si aggrappa alla verità, l'attacco può solo perturbare il vitale. E benché ciò possa essere abbastanza penoso, tuttavia il giusto atteggiamento della mente agisce da correttivo e rende più facile ritrovare l'equilibrio e la vera condizione del vitale ritorna più rapidamente. Se riuscite a sentire, anche durante questi attacchi, la parte in voi in cui c'è la pace costante, pur nel mezzo delle sofferenze e delle tenebre, e se riuscite a conservarla sempre, questa è una conquista immensa. Anche il qualcosa in voi che non la sente sempre, che rimane a metà strada, indeciso, deve ora fare il passo della completa sottomissione. È solo una parte della vostra mente fisica a non capire,
a ricevere di ritorno le vecchie idee, e questa deve essere convertita. La debolezza e le incapacità non contano. Quando nel fisico saranno presenti la pace e il potere completi, queste cose verranno eliminate. La nuova nascita in voi avverrà di certo, perché c'è già il primo tocco di essa nello psichico risvegliato. Il resto non può mancare di venire. Il semplice incidente non esiste. Vi può essere, diciamo, una lievissima incoscienza nel fisico di cui si approfittano questi piccoli esseri del piano vitale fisico, i quali, più che coscientemente ostili, sono maliziosi. Questi incidenti avvengono solo per disturbarvi. Dovete evitare di essere disturbato. Sì, perché le forze ostili sanno che la pace è la base e che se è pienamente presente, tutto il resto verrà. Per cui cercano con ogni mezzo di impedirla.